Recep, Megalopoli che spacca in questa. Cuneo. Ma buongiorno a tutti! Buongiorno Cuneo, buongiorno Granda, buongiorno Giannina, buongiorno! E buongiorno a tutti, ma che bella giornata! Multiplo! Ecco! Che bella giornata, pare novembre! Che bella giornata, che bella giornata! Sì, oggi sì. Facciamo il bagno! Hai già deciso cosa fare a Capodanno? Sì! Non lo so! Guardano, ma veramente, ma che palle, ma posso dire che palle? Sì, è il massimo. Uffa. È il massimo. Massimo, più di quello non si può. Vabbè, però che palle. Oh. E allora? Fino alla fine della diretta, diciamolo. Beh, così, no, vabbè, anche basta. Ma vabbè, insomma, consoliamoci con una storia romantica. Ti piacciono le storie romantiche, sì, Giannina? Sì, ogni tanto sì. Mi prendono i film di questo genere, anche se preferisco, tanto. Anche se appunto sì. Preferisco quelli, insomma, che mi tengono sveglia altrimenti. Siamo più da Top Gun che da Pretty Woman. Decisamente. Noi, va bene, comunque dai banchi di scuola alle nozze, è una storia veramente romantica. Stai come parlando di te? Ti anticipavo, no, ma figurati, sì, certo, io passimo il banco sui denti, certo. Allora, dicevo, una storia davvero romantica che arriva da Foggia, dove due ex studenti del liceo Marconi, che salutiamo, nel giorno del loro matrimonio hanno deciso di tornare nella scuola in cui si sono conosciuti. Bello. Non si sono ancora stufati sti due, stanno insieme da una vita, hanno pensato bene di sposarsi, beati loro. Che bello però. Bellissimo. Dai, insomma, bello. Il 27 aprile scorso, appunto nel giorno del loro matrimonio, era un sabato, si sono presentati nel loro ex liceo. Bellissimo. Accompagnati tra l'altro da alcuni compagni della quinta F dell'anno scolastico, loro erano a scuola 2007-2008, pensate. Avrei voluto essere la maestra. Sì, la prof. La prof. E sono andati a fare questa foto fra i banchi, non hanno detto niente a nessuno e sono presentati lì. È stata una bella sorpresa che ha un po' stupito e commosso tutti, al punto che questa foto ha fatto il giro del web. E insomma, che cosa romantica, dai. Devo dire, mi piace ricordare questa cosa, che anche tu ti eri innamorata. No, ma al tutti liceo, siamo stati innamorati. Che liceo? Io non ho neanche fatto il liceo. Cos'è? Ero innamorata al liceo di uno che faceva il liceo, semmai. Ah. No, non ero. Non era, a non me è non così? È successo. Però io ho dei compagni di classe di quinta elementare che ad oggi hanno tipo due figli, se non sbaglio, sono di Torino. E sì, quindi non è che mi stupisca così tanto. Cioè io l'ho vissuta questa cosa, no? Li ho rincontrati dopo tanti anni e guardandoli ho detto: ma voi due state ancora insieme? Dice: sì, ci siamo sposati e abbiamo due figli, pazzesco. Quinta elementare nel mio caso. Bellissimo. Ma sì, a volte le favole si avverano anche, poi sai, la vita va come deve andare. E chissà se guardano ancora Discovery Channel. Perché dovrebbero, no? Tu lo so. Guardi ancora? Ma sì, a volte sì, Discovery Channel, sì, perché no? Anche Bloodhound Gang, The Bad Touch, con appunto una canzone che ricorda appunto Discovery Channel. Ma senti dai, qua. Ascoltiamo. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get hold it now. Strap me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You had enough of two-hand touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on
catacombs of Egypt. Only God knows where we stuck it. Hieroglyphics, let me be Pacific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion of the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize and advise, I got B5. You sunk my battleship. Please turn me on, a Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style, so we can both watch X-Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Like they do on the Discovery Channel. Do it again now. Non ti voglio tradurre queste parole, perché è meglio di no, ma colpevole, colpevole anch'io guardo Discovery Channel. Ecco, tu dicevo, approfitti della mia ignoranza nella lingua inglese, cioè io veramente. Dopo negazione. ti racconto, non si può dire, non si può dire. Ma che cos'è sta roba qua? Dopo nel fuori onda mi dici tutto. Sì. Nel frattempo, cara Mariella, ho fatto una ricerca per cercare, per trovare un posto dove fare il bagno. Tu dici, non ce l'hai una doccia a casa, la vasca, dai, anche tu me le servi. Lo sapevo. Me le servi. No, posso venire a casa tua sì, a fare il bagno? Sì, vieni, vieni, ho messo anche la tendina della vasca, tutta carina, devi vedere che roba, ti guarda. Io voglio fare un bagno come si deve, è la vasca abbastanza capiente? Sì, insomma. Ti può bastare, tu sì, guardando me. Sei un, come si dice qua da noi, un frisinin, me lo va. Esageriamo. In ogni caso ho guardato dove potrei andare in tutto il mondo per fare un bagno. È un parto, non è un bagno, è che fatica in tutto il mondo, ma che è? Vabbè. Uno dei posti che mi consente appunto di fare un bagno come mi si deve, mi consente, ecco, è la Grecia. La città di Creta, la temperatura e il clima mediterraneo consentono infatti di fare il bagno al mare da maggio, da maggio ad ottobre. Sì, anche qua da noi da maggio, infatti oggi è proprio una giornata che sì sì, da mare proprio, sì sì. Eppure la spiaggia sicuramente non è l'unica ragione, no, per andare in Grecia, sei d'accordo, vero? No, beh, c'è tanta di quella roba da visitare, io ci sono stata in Grecia, però ho visto il mare, devo dire, io non resisto, io era amo troppo maggio? Il mare. Maggio? Che mese era? Maggio? No, era luglio, quando io sono andata in estate in vacanza in Grecia, bellissima comunque, c'è anche davvero davvero tanto da visitare. Ma non so se riesco ad arrivare in Grecia, potrei andare nel frattempo in Sicilia, anche lì si può fare ma il bagno. Ma tu fatti la doccia prima, poi vai, perché pare brutto, anche nelle persone che incontri durante il tragitto, no? È brutto. Caldo, è preso caldo? Sì, sì. No, non lo so. Vabbè, vabbè. Allora, ci prepariamo per il bagno e possiamo lasciarci qualcosa addosso. Sì. Slow.
anche se la notte è buia. E no, non sei come gli altri, dimmi come sei tu. Noi sotto una luna piena, lingua intrecciate, bottega, sai di tre stelle, bottura, pelle d'oca sulla schiena. E io sento in Audi quando ti muovi sopra me, dipingi con le mani, io rinasco come Venere. Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri, il cuore viaggia veloce più di una Ducati. Come se si caia sempre mi ubriachi. Sono uno sorrentino quando tu mi parli. Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta Baby, tolgo il tettuccio, tu sei bella belluccia. Ho preso fiori fiorucci, sono più G di Gucci. Attaccato al tuo booty che fa girare tutti. Come Ornella stan muti, le mie rime velluti. È un amore a prima pista in questa via. Baby, scambieresti la tua penna con la mia per vedere chi dei due ci scriverebbe una bugia. Il cuore in avaria, ma la mia, ma la vita malvasia. Se i sogni non si fossero avverati, se i conti poi si fossero azzerati, noi resteremmo qui così attaccati a cavallo Maserati. Poi tutto passerà, sì. Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta come un tuono sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta. E sono già le 9 sui 100.6, state ascoltando la diretta di tutti i giorni, Buongiorno Cuneo, con sì. Mariella e Giannina. Tutte le mattine scendiamo dal letto per voi, pensa, cioè voglio dire, dovreste sentirvi onorati, non tanto per la trasmissione, no, perché scendiamo dal letto per voi, cioè, a che ora? Lascia fare, comincio a contarla alle 6, vabbè, lasciamo perdere, allora, va bene. Io come tante altre persone. Ma ti prego, guarda, ma di cosa stiamo parlando? Qua è delirante per tutti. Allora, abbiamo parlato di storie romantiche prima. Adesso della tua storia romantica. No, non era la mia, nella maniera più assoluta. Adesso parliamo di corna. Anche queste non sono le mie. Non ti chiedo niente. No, ma guarda, proprio... Vabbè, allora, non andiamo lontano, ci troviamo a Torino, dove... Andiamo in Corso Nizza qua. No, a Torino, non lontano, ma neanche così vicino. Allora... Dove in questi giorni si è chiuso un processo per un caso accaduto nell'estate del 2019. Ma sentite che roba, pazzesco. Sentiamo. Allora, tutto inizia quando la padrona di un gatto parte per le vacanze e affida l'animale alle cure della proprietaria dell'alloggio. Però, per stare più tranquilla, ha installato una webcam in camera da letto così da poter controllare il suo miciotto. È capibile, comprensibile, dice, va bene la vicina di casa, però un occhio in più. Compratevi un gatto, ecco. Che serve, può servire. Compratevi una webcam, va bene. A un certo punto però, sullo schermo del cellulare, da dove lei controllava i movimenti del gatto, materializza una scena inaspettata. Due uomini, uno dei quali riconosciuto come un altro vicino di casa, si sono intrufolati in casa sua e stanno beatamente facendo roba, come si dice, nel suo letto. Non era il gatto. No, il gatto si era dissociato assolutamente da questa cosa. Ho capito. E così... Gli hanno dato da mangiare, sì. Questo non lo so, io adesso non è che ho qua le immagini di quello che ha visto lei, ma anche no. È magari scattata una denuncia nei confronti del vicino,
e, insomma, a cui a quanto pare serviva un posto per incontrarsi con l'amante, e ne aveva parlato con l'altra vicina di casa, evidentemente erano amici, e questa gli ha detto: no, ma figurati, l'altra vicina è in vacanza, prendi pure le sue chiavi, fai come se fosse casa tua. Che carina, robe, ma che da carina, matti, robe da matti. Guarda, vabbè. Comunque, come riportato da Repubblica, i due sono stati condannati a 8 mesi di reclusione per violazione di domicilio. Ora, se non avevano precedenti, magari se le fanno a casa questi 8 mesi, io non lo so, però per piacere, ma dai, probabilmente non lo faranno mai più, ma non credo, cioè lo faranno da altre parti, io non è che sono così drastica, fatelo pure, però tipo a casa vostra, ecco, potrebbe essere un'idea farlo a casa propria, ecco. E con questo noi siamo arrivati in chiusura, sì, e assolutamente chiuderemo con un brano, Mariella, che io ascolterei 24 ore su 24, ecco. Adoro. Magari non tutti gli ascoltatori, che palle, 24 tutto il giorno questa canzone, no, però adoro la sua voce, adoro questo brano e adoro lui, quando adoro ce va, poi buttalo via. Ma nel frattempo ricordiamo, oggi è martedì, continuate ad ascoltarci sui 100.6 alle ore 10:05 in onda Occhio alla Truffa, il nostro format sì, con Riccardo Sartoris, presidente del Movimento Consumatori. Ci puoi dare un'anteprima, Mariella? Ma sì, vi dico solo che parleremo di agenzie matrimoniali. E questo che è succede? Il tema. Che eh? Succede? Matrimoni, corna, agenzie matrimoniali, purtroppo non tutte fanno il loro dovere, cara mia. Raccontate poi, vi raccontiamo. Alle 11 le ultime news di CNA Cuneo, e se è martedì, Telefono Donna oggi ci consiglia un nuovo romanzo da leggere, come tutti i martedì alle 11:50. Sì. Poi ci spostiamo alla serata. Questa sera la diretta di Dance Evolution. Esatto. Dalle 20:30 Dance Evolution con DJ Polo, DJ Fab, Dario Viale, Ivano Laser, con i suoi effetti tutti strambi che ci fa scassare. Dalle 20:30, sì, la dico proprio così, ci fa scassare, Ivano. Non perdetevi la diretta di musica, stasera. Si balla questa sera, balliamo, sì, ci parte l'anca. E sui 100.7. Poi potete anche interagire con noi al 333-5352-225, mandateci WhatsApp, chiacchieriamo con voi, sì, insomma. Bene, vi ascolterò. Brava Giannina. Continuate ad ascoltarci, come dicevo, Gashi featuring Sting, un brano fantastico. Conosci la storia di questo brano? Adesso no. Guarda, però mi documento. Va bene, ne parliamo domani. Sì. A domani. Ciao. Oh mamma. Shine a light on something. Demons trying to shoot me down, 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 down. I keep fighting. My treasure is in heaven, got my soul now. Made decisions on emotions. Sabotage relations, I keep on fighting. Work with what you got and hold on. You as I'm here.